Buona giornata amici Ortica Social, lo scenario è quello di Piazza Rossellini alla Dispoli. Accattamente è un volto conosciutissimo soprattutto su YouTube, è Sofì Coccia o Coccià come dico io, grazie di essere con noi. Grazie. Allora, perché questa ragazza di quasi 13 anni, ormai adulta, è qui con noi? Perché è un personaggio, è una di quelle ragazze delle nuove generazioni che sul web stanno spopolando, mi dicevano 10 milioni e passa di follower, qualcosa di clamoroso, ma voi se la guardate bene, adesso la inquadriamo con primo piano, se vi guardate bene Sofì in realtà la conoscete per un altro motivo, perché Sofì poco più di un anno fa è stata una delle protagoniste del programma Back to School su Italia 1. Ricorderete quel programma dove gli adulti, molti dei quali veramente ignoranti in modo profondo, venivano giustamente bacchettati da un gruppo di ragazzini tra cui Sofì. Allora, l'anno scorso è stato il tuo esordio, peraltro importante perché era Mediaset, e sei stata protagonista di questo programma, sono passati 12 mesi, sei cresciuta, sei diventata famosa, cosa ti ricordi di quell'esperienza? Beh, il divertimento, perché nel programma comunque era tutto molto serio, no? Però dietro le quinte ci si divertiva tantissimo, pure nell'albergo dove stavamo il divertimento era la prima cosa, tanto divertimento, tanto. Allora, ragazza della tua età viene così catapultata davanti a telecamere, ricordo di telecamere di Mediaset, milioni di ascoltatori, peraltro il programma è anche piaciuto perché era un'idea bella, interessante, simpatica. Come hai vinto l'emozione quando si accendeva la famosa e famigerata luce rossa? Allora, io in realtà le telecamere, in realtà io non ho ansia delle telecamere, perché la prendo tutto quanto comunque sul gioco, ecco, non mi si prende l'ansia, devo dire, perché la prendo con molta tranquillità, serenità e gioco. Ma quando ti hanno proposto diventa una delle protagoniste del programma, come hai reagito? Beh, ovviamente ero tanto contenta, perché non è da tutti i giorni che vieni presa per un programma, è stata un'emozione grandissima, poi anche perché la mia passione per la recitazione era tanta, quindi essere protagonista di un programma è stata un'emozione giganormica. Come vedete da 13 anni, ma neanche quelli di 40 danno risposte così concrete. Allora, su Back to School tanti si sono fatti una domanda, questi adulti erano veramente così ignoranti, così inculturati, o secondo te un pochino fingevano e stavano al gioco? Allora, secondo me, alcuni erano proprio capre, perché si vedeva, erano così, però secondo me anche comunque la cosa di stare sotto a delle telecamere, anche il programma ingigantiva un po' la cosa, però erano tanto ignoranti. C'è qualcosa che non è andato in onda, che è stato tagliato, che ti ha fatto perdere la pazienza di fronte a risposte veramente dal profondo dell'ignoranza? Allora, devo scavare in fondo perché non me le ricordo, però che mi ricorda no, perché in realtà mi ha fatto innervosire tutto di quello che dicevano, tutto quanto. Sofì non lo dice, ma in realtà li avrebbe bocciati tutti, realmente, se avesse potuto, però. Sì, se avessi potuto sì, l'avrei bocciati tutti quanti, perché non sapevano niente. Cioè, manco io, che io non è che so di tutta questa intelligenza, però almeno le cose le so. Quelli manco quello sapevano, quindi poi mi veniva da ridere, però dovevo fare quella seria, quindi mi sono trattenuta tantissimo. Questa aprirebbe una serie di interrogativi su perché certi personaggi stanno in certi posti, ma lasciamo perdere e andiamo avanti. Allora, dicevo prima che tu esplodi con Back to School su Italia 1, diventi famosissima e poi intraprendi in maniera ancora più completa la tua, diciamo così, carriera sul web, in particolare su YouTube, dove dicevo prima abbiamo perso il numero dei follower, forse più di 10 milioni. A questo punto una domanda è legittima: come ti spieghi questo successo? Allora, io sui video cerco di essere molto appartenente alla società di oggi, in particolar modo perché comunque me lo dico da sola, che faccio cose che bene o male cerco di far sorridere e far divertire gli altri, anche perché cerco proprio di prendere, tipo ad esempio le nonne. Io le nonne le ho prese dalla società di oggi, perché si distinguono in due grandi categorie, ad esempio la nonna, quella antica che fa ridere, invece la nonna che si mette tutta in tiro. E a questo punto qualche video, devo confesso che questa mattina per studiare prima di incontrarti l'ho visto, e ti chiedo,
Come nasce però l'idea? Perché tante volte tu hai dei guizzi geniali su questi video. È vero che è la fotografia della società, perché lei non è che non si inventa nulla, no, non c'è niente di artefatto. Cioè, come nasce però l'idea, il famoso genio, come diceva qualcuno? Allora, inizialmente io ho sempre avuto questo pallino di fare i video, però un giorno, così dal nulla, ho detto a mia mamma: mamma, facciamo il primo video, così. L'avevamo fatto per gioco e dicevamo tanto non andrà in alto, invece non è piaciuto, quindi poi da là è stato un susseguirsi di video che ci ha portato sempre di più a divertirci. Così è nato. Io so che tu hai qualche modello a cui ti ispiri, no? C'è qualche personaggio, qualche coppia, qualcuno sul web che particolarmente ti è ispirato. Come si riesce, ispirandosi anche a qualcuno del passato o del presente, a essere sempre originali, Sofia? Allora, io in particolar modo, in realtà non mi sono proprio particolarmente ispirata a una coppia di personaggi famosi, mi sono ispirata in particolar modo a mia nonna, che è famosa. Mi sono ispirata a lei pure perché lei mi fa sempre divertire tantissimo e io non riuscivo a trovare nessuna coppia di personaggi famosi che mi facesse divertire quanto mi fa divertire lei, e quindi mi sono ispirata un po' a lei, anche se poi bisogna dire che alcuni video io l'ho presi ispirandomi a delle coppie, però non li ho copiati, perché c'è differenza tra ispirarsi e tra copiare. Le nonne, lo dicono sempre tutti, i più importanti di me sono un patrimonio dell'umanità, in questo caso anche un patrimonio del mondo dello spettacolo, aggiungiamo. Allora, tu hai quasi 13 anni fra qualche giorno, hai già fatto tante cose, però insomma tutti i milioni di persone che ci staranno guardando si chiederanno: ma Sofì Coccià, perché d'oggi la chiameremo così, che vuol fare da grande? Allora, io in realtà il primo lavoro che è proprio il sogno nel mio cassetto, che sarebbe fare l'attrice, però ovviamente io nella vita non vorrei fare solamente una cosa, nella vita vorrei fare più cose perché la vita è una, quindi mi piacerebbe fare molte cose, come ad esempio io pratico la danza come sport, mi piacerebbe aprire una palestra tutta mia, oppure ad esempio mi piacerebbe fare l'insegnante, comunque varie cose, perché voglio buttarmi su più cose e vedere quanto riesco a fare io. A casa da te, anche se adesso la mamma è stata allontanata in maniera anche abbastanza brusca dalla figlia, ma questo non andrà mai in onda, cosa dicono? Quando hanno improvvisamente scoperto di avere comunque un personaggio, quantomeno sul web, indubbiamente famoso, a casa come l'hanno presa che hanno una star? Allora, mio papà l'ha presa molto sul ridere e devo dire anche mia mamma, perché si sarebbero aspettati tutto tranne di questo. Cioè, si sarebbero aspettati comunque una figlia seria, invece no, poi arrivo io che sono una completamente scema, me lo dico da sola, sono completamente scema, ma perché a me piace proprio divertirmi, quindi hanno reagito proprio malissimo, ma nel senso che si sono divertiti tanto. Genitori intelligenti che sono stati al gioco, anche io in realtà vi dico che poi, come uso una parola che ha detto lei, Sofì fa la scema, ma in realtà, ripeto, c'è gente di 40 anni che non dà questo tipo di risposte. Ultima domanda, questa è scontata ma si fa sempre. Ragazza di 11, 12, 13 anni che passa da una vita normale, tranquilla, a essere fermata per strada, fermata al bar, adesso voi non capite, mentre noi stiamo intervistando lei qui a Piazza Rossini alla Dispoli, quanta gente passa, fa capocella, come si diceva una volta. Cosa si prova? Perché bene o male essere fermati per strada, riconosciuti, qualche volta anche sul web insultati? Allora sì, vabbè, commenti negativi ci potranno essere sempre, poi ovviamente da che sono passata che nessuno mi conosceva a che ogni tanto, tipo mentre cammino, dei bambini mi fermano, è comunque un'emozione grande, anche perché una volta stavo al mio saggio di danza e molte bambine di 6, 7 anni o anche 5 mi hanno fermato dicendomi che facevo molto ridere, mi hanno chiesto la foto, è un'emozione grandissima, perché sapere che fai ridere delle bambine piccole è una delle cose più belle. Io credo in questa risposta ci sia tutto, pensate che c'è gente che è strapagata per fare ridere in altri ambiti, ma quello non c'entra in niente, perlomeno lei diverte i bambini, diverte le nonne, guardateli i video di Sofì, ecco appunto, se qualcuno ti volesse cercare su YouTube esattamente cosa deve andare a cercare? Sofì Back to School? Sì, Sofì Back to School. Mi fido sulla parola che è Sofì Back. Io non mi fido di me stessa, però non mi fido manco io di me stessa, però dovrebbe essere così. Allora, premesso che non ci fidiamo di noi stessi, pensa a quelli che ci stanno guardando quanto si fideranno. Comunque, peraltro, noi perché abbiamo intervistato questa ragazza, oltre perché avete visto la simpatia, il talento, è un grande avvenire in prospettiva, perché poi in realtà Sofì è del nostro territorio, è comunque dell'Alto Lazio, lei è tarquiniese doc, se ricordo bene, no? Sì, allora in realtà sono nata a Roma, poi ho vissuto 2-3 anni alla Dispoli e poi dopo sto crescendo a Tarquinia.
Quindi insomma, dalla capitale ha fatto tappa alla Dispoli, adesso è di Tarquinia e porta il nostro territorio in alto nel mondo dello spettacolo. Questa intervista guardatevela, conservatevela sul web, perché un giorno, quando questa ragazza diventerà famosissima, noi potremmo dire ancora una volta che siamo stati fra i primi a intervistarli. Ti svelo un segreto, Sofì, Ortica Social, quindi questa trasmissione porta indubbiamente fortuna. Abbiamo incontrato tanti ragazzi e ragazze del mondo dello spettacolo che sono arrivati in alto. Casa Abis, li salutiamo, a proposito, sono i nostri fedeli telespettatori. Prima intervista fatta, pensate, con gli Abis qui alla Dispoli in piena pandemia, fu un delirio, e guardate dove sono arrivati. E peraltro, insomma, sono anche in tournée. Un grande saluto, che dire, in bocca al lupo Sofì. E ricordati, quando diventi famosa, tu per tutti sarai Sofì Cocciò. Grazie mille per questa intervista.